Qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su i 5 assist man. Allora, partiamo subito perché questo è un piccolo video. Allora, Ronaldo, per me Ronaldo quest'anno farà 8 assist, perché quest'anno mi piace, cioè Ronaldo farà tanti tanti passaggi in avanti e li passerà a un giocatore come Dybala e farà gol. Poi, indovinate un po' la sorpresa nuova, l'ennesimo colpo di calcio mercato che dà il benvenuto alla nostra Serie A, Ribéry, Frank Ribéry, francese, nuovo giocatore della Fiorentina, quest'anno farà 9 assist, perché nel momento importante lui sarà la base della Fiorentina, quindi farà 9 assist quest'anno. Poi Suso al terzo posto, quindi Suso con 10 assist, Suso con ben 10 assist, Suso che è un buon attaccante del Milan, e io penso che Suso passerà in verticale per Piontek e Piontek la butterà dentro. Quindi io penso che Suso farà 10 assist. Poi Luis Alberto, giocatore della Lazio, l'anno scorso ha fatto poco e niente, la luce era spenta, e io penso che quest'anno sarà anche per lui l'anno del riscatto. Io penso che questo sarà l'anno del riscatto di tutti i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto niente, in modo particolare per Milinkovic-Savic, Immobile e Luis Alberto, che l'anno scorso non ha fatto niente. Quindi io penso che quest'anno Luis Alberto farà 15 assist, quindi sul podio metto Suso e Luis Alberto. Adesso inauguriamo il primo posto. Il primo posto. Allora, al primo posto, come migliore assist man della Serie A Team 2019-2020, per me è il Papu Alejandro Gomez, giocatore di attaccante dell'Atalanta. Penso che lui darà molti assist a Zapata come l'anno scorso, quindi per me 16 assist da parte di Papu Gomez. Detto questo, il video si chiude. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Forza Napoli!